Bentornati su One Credit Arcade, continua il nostro viaggio nei coin-op storici più belli. Parliamo di Donkey Kong del 1981. L'altra volta mi sono confuso col Pac-Man, ho detto che Pac-Man è dell'81, invece no, Pac-Man è dell'80, Donkey Kong è dell'81, ragazzi. Creato dal mitico Shigeru Miyamoto, che è anche il papà di Super Mario. E infatti vediamo che in questa illustrazione, cioè in questo gioco, questo qua è il primo gioco in cui compare Super Mario. Eccolo qua, lo vediamo in basso. C'è questo Super Mario, modello anni 30 proprio, è un Super Mario vecchio stile, come era agli inizi della sua carriera, che deve salire questo palazzo per recuperare la sua bella, che si chiamava Pauline, mi pare si chiamava Pauline, la bella bionda lì, che è prigioniera di Donkey Kong, che gli lancia i barili. Ovviamente è ovvio che questo gioco è ispirato dal film King Kong, il mitico film degli anni 30, che poi Peter Jackson ha anche fatto un bel remake negli anni 2000. Comunque, Donkey Kong è ispirato a King Kong. Adesso noi andiamo a giocare al gioco, ragazzi. Non prima di avervi fatto anche vedere il side art. Cosa qui è la side art? Cioè l'illustrazione che era a lato del coin hop, ragazzi. Adesso andiamo a giocare. Eccoci qui, ragazzi, al mitico magico Donkey Kong. Adesso andiamo a inserire il gettone a giocare. La musichetta medica del Donkey Kong, che adesso spacca le travi, eccolo qui con il suo peso, mica da poco. Se la ride, ecco, non dobbiamo andare a salvare Pauline. Siamo nei panni di Mario, eccolo qui, il nostro Mariolino, che può correre e saltare, deve salire le scale. Ci sono anche i martelloni, adesso vediamo come funzionano. Il martellone dura un tempo lì, ecco, già ci ha preso la botta nel culo. Non va bene, ragazzi, ho fatto veramente una figura di cacca, perché addirittura col martello in mano, infatti. Anche col martello bisogna stare attenti, perché le botti possono sgattaiolare al di sotto del martello quando il martello è sollevato, e quindi ti ammazzano uguale. Quindi è consigliabile, vicino alla botte, stare fermi, non correre, perché altrimenti. Boom! Eccola là. Vediamo se riusciamo a ammazzare anche la. Niente, non sono riuscito a ammazzare la fiammella. Saltiamo la botte. Allora, il gioco è molto difficile, ragazzi, molto. No, no, mi ha preso a botta in panza, proprio in panza. Vediamo, il mio high score è 20.000, l'ho fatto qualche anno fa, ma è parecchio che non c'è gioco. Però comunque il gioco è difficile e non è tutto così, i livelli variano, cambiano un po'. Ci sono tanti modi anche per trucchetti in questo gioco che molti conoscono. Ad esempio c'è. Ecco, niente, è finito qua. Il fatto di controllare i barili. Cioè, è possibile, nei livelli avanzati soprattutto, determinare dove cascano i barili. Come si fa, ragazzi? Semplice, bisogna guardare. Non cascare giù. Ecco. Bisogna guardare verso il barilotto, verso la scala dove si vuole che cade il barile. Ok, sali, sali, sali. Zompa. No, mamma mia, mi ha fatto veramente il pelo e il contropelo quel barilotto lì. Non cascare. Ok, perfetto, ma io prendo. No, come adesso il barile è passato sotto il martello e mi ha fregato alla grande. E non va bene, noi inseriamo un altro gettone, ragazzi. Inseriamo un altro gettone, andiamo ancora col Donkey Kong. Proviamo almeno a vedere il secondo livello, ragazzi, perché non è possibile che faccio sta figura infame. Vabbè, che tanto che non c'è gioco, però ho fatto veramente una partita di schifo. Volendo, anche possibile saltare e. Cioè, non prendere i martelli, proprio fregarsene e andare dritti sparati verso l'uscita. Il gioco è molto difficile. Il record mondiale fino a qualche anno fa era del mitico Billy Mitchell, di cui magari parleremo a breve, che è un giocatore molto controverso. C'è chi ha visto il gioco, il film King of Kong, dove si parla appunto di questo Billy Mitchell e di come ha fatto. Di come il campione, lui era il campione mondiale fino a qualche anno fa di Donkey Kong, poi il suo record è stato surclassato. E ultimamente ci sono anche delle polemiche su di lui, ragazzi, ne parleremo magari. No, no, porca. Male, male, ragazzi, malissimo. Allora, aspettate un attimo, finisco la partita, mi suona il campanello, un disastro, veramente. Mettiamo pausa.
Ok, riprendiamo la partita perché mi hanno suonato al campanello. Ragazzi, come vedete, giocando così sul Pac-Man virtuale è possibile mettere pausa, fare una pausa e poi riprendere a giocare, cosa che non è possibile sul corpo originale. E questo, ovviamente, e questo qui è un punto su cui verte la storia di Billy Mitchell, perché alcuni ultimamente stanno dicendo che lui ha barato e che ha giocato sul Mame invece che sul coin op originale. Quindi, ragazzi, attenzione. Attenzione. Oh, sta salendo la fiammella. Vediamo se riesco a ammazzarla. Oh, l'ho ammazzata, grande. Lo stray bar. No, perché non mi ha saltato? C'era lo stray barrel, ragazzi. Sapete cos'è lo stray barrel? Sarebbe il barile che se ne va per i cacchi suoi. E che noi. Perché non mi salta più? Perché non mi salta più, ragazzi? Il tasto di salto non mi funziona. Perché? No, non mi di. No, c'è qualcosa che. No, ragazzi, non mi salta più il Mario. Non mi salta Mario. C'è qualcosa che non va. Perché? No, non mi dica che devo riavviare il pacco. Il gioco, mo. Perché non salta più? Ma che cacchio succede? Aspetta, ricominciamo la partita perché non mi ha saltato. Ma che cavolo succede? No, è stranissimo, ragazzi. Devo riavviare il Donkey Kong, mi sa. Ho messo pausa, ma non mi salta più. Stranissima sta cosa. Niente, non salta, non salta. Vabbè, riavvio. Ok, rieccoci sul pacco. L'ho riavviato. Vediamo un po' se stavolta salta. Oh, mo salta finalmente. Dai, devo cercare di fare una partita decente. Perché sto facendo veramente cagare. Ragazzi, non va bene. Ecco, io salto qua. Vabbè, che il gioco è difficile, però. Questo non giustifica il fatto che un giocatore esperto come me stia facendo questa immane figura di cacca. No, stray barrel, lo stray barrel è il barile che se ne va per cavoli suoi e che non segue il percorso. Zompa, salta, salta e vai. Zompa così, stavolta sono determinato a fare una partita decente. Zompa via. Zompa, salta e vai. Ale, avete visto che con un pizzico di concentrazione al primo tentativo sono riuscito a beccare Pauline, ma Pauline scappa, cioè scappa. Il Donkey Kong se lo frega, se la frega di nuovo. Attenzione, qui ci sono, come vedete, la fabbrica del cemento. La fabbrica del cemento, bisogna stare attenti. Intanto ho preso la borsetta di Pauline, ma prendo anche il cappellino, eccolo. Attenzione alla fiammella. Ma vado a prendere anche l'ombrellino di Pauline. No, 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 no. Sali, sali, sali. Ok, sono salito. Dai, ole! L'ho superato al volo, sto livello. Facilissimo. Al terzo livello. Questo è bastardo, sto livello. Questo ricorda un po' Donkey Kong Junior, il sequel di questo gioco. Questo livello è veramente difficile, ragazzi. No! Quel mega salto che se uno sta proprio sul pixel finale ce la può fare, però io non ce l'ho fatta, perché. Evidentemente non stavo sul pixel giusto. Questo livello è veramente bastardo, ragazzi. Uno pensa a Shigeru Miyamoto, cosa gli è venuto in mente quando ha fatto sto livello, perché veramente non si affronta, non si affronta. Prendiamo il cappellino di Pauline. Attenzione alle molle che cadono qui, mi potrebbero cadere in testa, quindi via 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 via. Salto di qua. La borsetta di Pauline non la prendo. Attenzione che qua è difficile. Ecco, mi ha fregato. Però bisogna trovare il momento giusto per salire sulla scaletta. Lì è un casino veramente. Bisogna stare attenti a vedere quando arriva la molla corta, la molla lunga. Ma è un casino, ragazzi. Oh, mamma mia, per un pelo, eh. No, dritto in faccia. Che deficiente. Me devo ricordare che quella scaletta non va usata. E a prendere l'ombrellino di Pauline. Cappellino. Vado giù. Aspettiamo la molla che passa e andiamo.
Aspettiamo ancora la molla che passa. Via. Dai, dai, dai. Mamma mia. Sali, 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 sali. Sì, e andiamo. Allora, livello 4, vediamo un po' che combina Mario nel livello 4. Ecco, questo è il corsore, è fighissimo, perché bisogna veramente togliere questi rivetti attraversandoli o saltandoci sopra, uguale. E lo scopo qual è? Lo scopo è semplicemente quello di... Ecco, ho fatto la cazzata. Bisogna togliere tutti i rivetti per far cascare giù il Donkey Kong. In questo modo si salva Pauline e si becca un bacio da Pauline. Dopodiché il gioco ricomincia più difficile, con anche dei livelli diversi e più complicati. Comunque abbiamo fatto 14.600, non è malissimo come punteggio, però potevamo fare decisamente meglio. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di One Credit Arcade. Questa volta c'era Donkey Kong del 1981. Ciao ragazzi, alla prossima!